Che è l'ultimo slot di questo congresso che ci ha visto riflettere in modo veramente intenso, partecipato, ma anche vario intorno al tema della resilienza e intorno al tema di come la valutazione possa essere uno strumento per orientare la resilienza. Ecco, in questa ultima parte del congresso, noi avevamo immaginato di costruire una interlocuzione con il livello, direttamente con il livello governativo, intorno al tema dello strumento che attualmente il governo ha in mano e sta gestendo, lo strumento principe, diciamo, per la ripresa e la resilienza, che è appunto il piano omonimo. Allora, rispetto a questo, di nuovo saluto il professor Marco Leonardi, che ha dato la disponibilità in maniera molto generosa a partecipare a questa tavola rotonda, che io adesso mi appresto ad introdurre e alla quale parteciperanno poi in seguito con degli interventi e con delle discussioni Virgilio Buscemi e Pina De Angelis, diciamo in quanto appunto portatori di diciamo, riflessioni che l'associazione ha condotto su questo tema in questi mesi. Due parole di introduzione però a come l'associazione arriva a questo momento e con quali anche contenuti, perché è importante ripercorrere una serie di passaggi che sono cominciati nella primavera scorsa e che hanno visto lavorare fianco a fianco la nostra associazione, che sul tema ha sviluppato un'assemblea e un bel dibattito ad aprile, e che da quel momento ha lavorato insieme ad altre cinque associazioni scientifiche: l'Associazione Italiana di Sociologia, la Società Italiana di Antropologia Applicata, la Società Italiana di Statistica, la Società Italiana di Sociologia Economica e la Società Italiana di Scienza Politica, che insieme hanno costruito una lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui segnalavamo alcuni punti. Intanto che qua voglio appunto richiamare, ma in maniera molto, molto sintetica. I temi erano quelli appunto della messa a frutto della cultura valutativa che in questi anni si è andata maturando all'interno del nostro paese, attraverso sostanzialmente l'uso degli strumenti e delle competenze per una produzione sistematica di informazione scientifica che potesse servire alla verifica, ma anche all'accompagnamento e al miglioramento delle pratiche. Quindi attraverso procedure di valutazione che potessero servire all'apprendimento istituzionale, ma anche all'accompagnamento del sistema, oltre che ovviamente alla programmazione basata sull'evidenza. Sulla base di questi principi erano state identificate delle proposte, diciamo, di azione, che le varie società scientifiche ritenevano utili da sottoporre all'attenzione del governo. Ad esempio, la disposizione di un piano nazionale di valutazione del PNRR, in considerazione soprattutto del fatto che questo strumento finanziario ha delle regole di ingaggio diverse dai fondi strutturali, che chiedono un'attenzione particolare al raggiungimento dei risultati e eventualmente anche ai motivi di fallimento, proprio per evitare di perdere le tranche successive di finanziamento. Chiedevamo un'articolazione di questo piano, di questa attenzione valutativa per temi e per territori a livello regionale. Chiedevamo un'attenzione valutativa o l'impiego, diciamo, del patrimonio di conoscenze e metodologie che la valutazione è in grado di mettere in campo, non soltanto per l'osservazione e la valutazione dei risultati, ma per l'accompagnamento dei processi, per l'analisi degli effetti diretti e indiretti. Sostanzialmente una logica riflessiva. Da questo punto di vista, un'attenzione particolare agli effetti dal punto di vista dell'equità dei programmi, delle pari opportunità dei programmi. In questo, suggerivamo di non montare nuovi organismi, valutativi, ma, di incardinare
questo piano di valutazione nelle istituzioni attualmente presenti e impegnate nei diversi rivoli tematici sul tema della valutazione. Ovviamente alcuni punti tra quelli che abbiamo messo in evidenza riguardavano la necessità di rendere disponibili i dati, perché questo è un impegno fortissimo, di destinare delle risorse specifiche a questo e di costruire degli spazi di condivisione dei risultati. Ultimo punto, sottolineavamo la necessità anche di sostenere in tutto questo processo, o meglio, cogliere questo processo come uno di quelli che avrebbe sostenuto nel nostro paese anche la professione del valutatore o la professionalizzazione dei valutatori e delle valutatrici. A questa lettera, devo dire in maniera molto gentile, garbata e devo dire anche molto esauriente, ci è stato risposto dalla Presidenza del Consiglio attraverso le parole della consigliera Serena Sileoni, la professoressa Sileoni, che sostanzialmente nella lettera di risposta accoglie la maggior parte delle richieste e dei punti che noi avevamo mosso, sottolineando l'impegno del governo nel montare un ampio e articolato piano di monitoraggio, l'impegno del governo attraverso il MEF, ma anche attraverso la cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, a osservare il processo in corso, quindi gli output di avanzamento, ma anche una valutazione degli esiti che è affidata alla cabina di regia e la descrizione molto dettagliata dell'articolazione anche geografica che questo impegno governativo dovrebbe avere con la disposizione di strumenti di audit, l'assunzione di personale, la messa a disposizione di uno specifico anche repository per la raccolta dei dati. Una serie di informazioni per noi molto utili, che però, come dire, potremmo assumere e riprendere, sottolineando ancora quanto questa risposta è molto accentuata sul piano del monitoraggio e probabilmente avremmo da discutere ancora il termine valutazione e sulle prospettive e le possibilità che valutazione può avere. Allora, anche in questa logica di un dialogo che credo sia opportuno tenere aperto anche nei prossimi anni, perché ovviamente non è che si chiuda in un momento, no? Abbiamo 3-4 anni di impegno molto forte fra PNRR e nuova stagione dei fondi strutturali. Quindi questo dialogo che si è aperto con la Presidenza del Consiglio è preziosissimo e credo possa aiutare le associazioni scientifiche e la Presidenza del Consiglio a incontrarsi rispetto a un repertorio linguistico e anche di prospettive comuni. Da questo punto di vista chiudo la mia introduzione ringraziando di nuovo il professor Marco Leonardi, che è il capo del Dipartimento Programmazione Economica presso la Presidenza del Consiglio e che proprio in questi giorni, ormai da mesi, si sta occupando proprio di valutazione ex ante, nel caso specifico, del PNRR. Quindi dal suo osservatorio può riprendere alcuni dei temi che noi abbiamo posto con la nostra lettera, e anche darci qualche informazione rispetto agli avanzamenti e alle riflessioni che il livello governativo sta facendo. Dopo la relazione del professor Leonardi, noi ovviamente continueremo la discussione in questo dialogo che, ripeto, oggi continua con questa tappa molto importante e molto prestigiosa, ma continuerà nel tempo. Grazie ancora e prego, professore. Buongiorno e grazie dell'invito. Io farò un breve intervento, magari con qualche slide. Purtroppo vi devo salutare verso le 3:15, non più tardi, quindi credo che potrò rimanere per gli altri interventi. Mi dispiace molto, ma purtroppo qui è così e non si controlla mai l'agenda. Io ho preparato un po' di slide. Posso condividere lo schermo? Assolutamente, sì. Glielo consente il tasto in basso verde? Sì, ecco qua, trovato. Allora, una breve introduzione. Avete già raccontato la questione della lettera che abbiamo ricevuto, abbiamo risposto.
Io in questa interlocuzione con voi non so quale cappello usare, se quello da capo dipartimento di un dipartimento che non fa valutazione del PNRR, perché come sapete la valutazione, tra l'altro la valutazione in quanto tale non è possibile adesso, quindi è ovvio che non c'è nessuna valutazione. Casomai una valutazione ex ante, una costruzione di obiettivi valutabili, casomai. Ma vi posso raccontare in parole più semplici possibili come è stata costruita l'architettura della cabina di regia e della governance del PNRR, del monitoraggio MEF, per costruire le basi del monitoraggio, che è quello che davvero importa in questi 6 anni, e poi ex post eventualmente una valutazione al decimo anno, eventualmente, perché prima credo che molto poco sarà immediatamente valutabile. Sarà valutabile da un punto di vista, diciamo, di costruzione di scenario. Io alla fine di queste slide vi farò degli esempi di 4 o 5 policy papers da accademici, appunto, che stiamo costruendo sulla base di dati passati e di esperienze passate, che riguardano però la digitalizzazione, la transizione ecologica, l'ecobonus 110%, super bonus, il piano degli asili, quindi tutte, diciamo, valutazioni ex ante su quali sono gli effetti possibili delle politiche che saranno plausibilmente messe in atto dal PNRR nei prossimi anni, quali saranno gli effetti su diverse variabili. Quindi qui utilizzerò un po' la mia informazione in quanto capo dipartimento e parte della segreteria tecnica PNRR, ma anche quella da professore, perché appunto non c'è nessuna valutazione, non c'è una valutazione delle politiche, c'è ancora, siamo nella fase della costruzione del monitoraggio, perché c'è l'assunzione, hanno assunto i ministeri quota parte, su indicazione ovviamente del MEF per legge, le persone dedicate al monitoraggio degli investimenti. E questa prima slide che vedete già, per esempio, questo è un esempio, ho fatto solo un esempio, di l'utilizzo delle banche dati che ci sono, Ufficio della Camera, e RGS, il CUP, il Codice Unico di Progetto, che è quello che amministriamo in questo dipartimento, che quindi permette di seguire l'investimento e la spesa sull'investimento, l'impegno e le spese effettive. Vedete, per esempio, questo è la tratta Napoli-Bari dell'alta velocità, una tratta particolare, il raddoppio della tratta è Apice-Orsara, è dentro il perimetro del PNRR, questo è il suo codice di progetto, è stato finanziato per 2 miliardi e 424, impegnato a seguito di obbligazioni giuridicamente vincolanti 774 milioni, pagato netto sulla base di stato avanzamento lavori 222 miliardi, questo l'avanzamento finanziario accertato è 9,92%, anni della generazione del codice investimento 11. Quindi questo è un investimento progettato, programmato molto in passato, 11 anni fa. Che vedete che ha avuto un iter molto lento, a un certo punto sono stati fatti per l'esecuzione del lavoro, la progettazione definitiva, vedete la progettazione definitiva ha preso dal 2016 al 2020, l'esecuzione dei lavori iniziata nel 2019. Questa per esempio è una scheda di monitoraggio che non ha a che fare con la valutazione, diciamo, ma è sostanzialmente quello che noi quello che noi dovremo fare nei prossimi 5-6 anni, monitorare l'andamento delle riforme e degli investimenti utilizzando i dati a disposizione e magari costruendo le condizioni per cui gli obiettivi alla fine siano valutabili
alla fine di un percorso. Quindi questo è un esempio tipico. Ci sono centinaia di schede come queste. PNRR, come qua vedete, ovviamente il PNRR non è solo nuovi investimenti e finanziamenti, anche di investimenti, diciamo, già tendenziali, già presenti, già in itinere. Modalità di valutazione ex ante dei piani di investimento. Qua abbiamo fatto un piccolo esercizio un po' accademico, però sono cose che sapete benissimo anche voi, quindi non è che aggiungono molto alla vostra informazione. Le valutazioni di impatto delle voci di investimento comparabili, la meta-analisi degli effetti di contesti simili, c'è tutta una letteratura e sono statistiche descrittive sostanzialmente. Poi c'è un'analisi quantitativa controfattuale, e quello che per esempio la valutazione controfattuale degli investimenti UE in coesione. Poi c'è un'analisi quantitativa strutturale con modelli di equilibrio economico generale. Quindi si possono fare diversi tipi di valutazione, ovviamente tutto questo è valutazione ex ante, non è valutazione ex post, di cui appunto non esiste nessuna possibilità. Ok, io qui vi faccio, questo insomma, interpretazione del piano, definizione dell'impatto potenziale di alcuni investimenti, aiuta a definire il costo-beneficio atteso del piano. Non vi sfugge che molti dei piani di progetti, dei piani di investimento del PNRR non è che sono dotati di un'analisi costo-benefici, diciamo, dal punto di vista ufficiale o dal punto di vista accademico, insomma, dal punto di vista quantitativo. Certamente nel dialogo con la Commissione sono state esplorate diverse opportunità e i target sono stati fissati. È chiaro a tutti che ci sono delle priorità politiche nella fissazione dei quali sono gli obiettivi dei progetti, che ogni ministero, i ministeri sono gli enti titolari dei progetti. Poi spesso l'attuazione sarà sulla base a livello comunale, ma ovviamente sono sempre solo i ministeri che sono i titolari dei progetti e anche i proponenti. Se vi ricordate, la storia del PNRR è iniziato con centinaia e centinaia, forse migliaia di progetti a cui sono seguita una lunghissima fase di scrematura e poi alla fine il nuovo governo ha fatto per lo più la parte delle riforme, quella parte degli investimenti era abbastanza consolidata ormai, al netto di diversi ovviamente aggiustamenti, però la parte di investimento è quella che ha preso più tempo nella costruzione dei progetti e poi nella stabilire quali erano i target annuali, intermedi, quelli che adesso andremo a monitorare. Ieri in Consiglio dei Ministri è passato un primo documento di review, diciamo, di monitoraggio della prima tranche degli impegni, quindi milestone e target di riforma e investimenti fino al 31-12-21, che ricordava tutte le amministrazioni, quindi a tutti i ministeri, che cosa gli dovevano, avrebbe dovuto fare, cosa dovranno fare entro il 31-12-21. Ecco, qui io vi faccio vedere, e concludo già il mio intervento, questo dalla parte più da professore, che appunto non ha niente a che fare con il monitoraggio, che è tema MEF, o con l'indirizzo impulso, che è cabina di regia. Ci saranno, ieri è stato appunto stabilito in Consiglio dei Ministri, 4 cabine di regia queste prossime settimane, 3 cabine di regia tematiche sulle varie missioni, quindi con i ministri che raccontano che cosa è stato fatto e che cosa gli manca da fare entro il 31-12, e una invece cabina di regia trasversale che riguarderà per esempio gli impegni con le regioni o impegni d'attuazione di 2 norme molto importanti, uno sul 40% degli investimenti al sud,
come implementarla, e l'altra, il 30% delle nuove assunzioni delle aziende che partecipano o beneficiano dei o vincono i bandi per quanto riguarda 30% donne e 30% giovani. Quindi sono due norme molto complicate da implementare senza perdere l'obiettivo dell'incremento delle assunzioni donne o del dedicare 40% di investimenti effettivamente al sud. Non vi sfugge che sono norme che mettono dei vincoli complicati da controllare e complicati in quanto potrebbero poi a un certo punto costituire dei vincoli molto seri all'attuazione, nel senso che poi diventano più che altro dei vincoli più che delle facilitazioni. Io qui appunto non sto parlando dell'una e dell'altra cosa, cioè non sto parlando del monitoraggio, MEF, vi ho dato un esempio sopra di monitoraggio, non sto parlando di cabina di regia, perché appunto non sto parlando di quello che dovranno fare o sono impegnati a fare entro diciamo il 31-12 i ministeri, ma sto mettendomi il cappello da professore, sto facendo degli esercizi che possono essere utili o non utili, ma insomma ti aiutano a capire qual è lo scenario possibile di alcuni di questi investimenti molto importanti che sono presenti nel piano. Per esempio, un lavoro che stiamo facendo appunto dal punto di vista accademico, strettamente, è sull'impatto della digitalizzazione della PA sulla crescita, cioè l'impatto della banda larga dal 2000 in poi e ultra larga dal 2012 in poi sull'efficienza della PA e sulla crescita dell'occupazione totale, quindi le variabili outcome sono questa efficienza PA e crescita occupazione totale, locale, scusate, occupazione locale. E si usano dati di diffusione della banda larga dal 2000 e ultralarga dal 2012. Appunto, si usa il passato per cercare di capire che cosa è presumibile aspettarsi nel futuro quando l'impegno PNRR è la ulteriore diffusione della banda ultralarga nelle zone grigie dove non è presente o non è sufficientemente presente. Un secondo esempio è sulla transizione ecologica, gli effetti dell'ecobonus. Si utilizza i dati 2007-2020 sui consumi, sulle emissioni, quindi sul costo implicito dell'abbattimento della CO2 e sulle caratteristiche dei beneficiari. Quindi anche questo è uno studio basato ovviamente su dati passati, ma anche qui l'ecobonus è il precursore del superbonus 110%, ovviamente con caratteristiche diverse. E se ne possono, con questi paper che sono molto accademici, poco pratici, diciamo, poco riguardanti la policy dell'implementazione dei piani, però si mette in luce quali sono anche i limiti, per esempio, delle politiche, cioè per esempio le caratteristiche dei beneficiari. Poi ce n'è un altro sulle infrastrutture e mobilità. Quindi la stima dell'impatto delle linee ad alta velocità, per esempio, non so, la stazione di Reggio Emilia, quelle nuove stazioni dell'alta velocità, sull'occupazione, sui redditi, sulla produttività, sui prezzi delle case, sui flussi dei pendolari, tutto un multidimensionale l'effetto ovviamente dell'alta velocità, chiaramente, ovviamente. Infine l'istruzione. L'impatto degli investimenti comunali dell'uso dei PON e dei POR, per esempio, dal 2007 al 2020, che sono delle proxy degli investimenti sull'istruzione che si possono avere adesso. Noi abbiamo gli investimenti sul tempo pieno, nel PNRR intendo gli investimenti sul tempo pieno, gli investimenti sull'efficientamento energetico, sugli incentivi alla formazione STEM, soprattutto per le donne. Ecco, quindi misuriamo i progetti PON, l'efficacia dei progetti PON, l'impatto degli investimenti PON comunali sui dati invasi, sui percorsi scolastici, sull'occupazione. Questi sono quattro esempi che, parlando a una società scientifica, credo che magari possono essere utili, insomma, possono suscitare qualche interesse, qualche curiosità.
Ecco qua, per esempio, il primo. C'è una letteratura ovviamente sugli investimenti delle reti a banda larga, la DSL o ultra larga, quella di centralina e abitazione. Vedete che c'è tutto un dibattito su centralina e abitazione anche per il PNRR, ovviamente. E gli outcome possibili sono di diverso tipo: produttività del lavoro, reddito medio pro capite, c'è anche un impatto sui bilanci comunali. Diverse, queste sono sempre paper che dal punto di vista scientifico, per gli economisti che fossero all'ascolto, ovviamente qui il quadro non è tanto un quadro di causalità, nel senso che reti a banda larga c'è un grado di endogeneità abbastanza ovvio, no? Di dove le metti, le mettono prima, le hanno messe prima dove erano più profittevoli. Però è chiaro che qua, appunto, lasciando un po' perdere la stretta causalità e quindi l'attenzione scientifica al problema, c'è però un tema di descrizione del quadro completo di quello che può essere l'effetto, e qui si cerca di dare un quadro completo di quali possono essere gli effetti di questi investimenti su diverse dimensioni. C'è della letteratura, qua usiamo i dati copertura TIM e Open Fiber, i dati di bilancio, i dati MEF su eredità a livello municipale, sono tutti dati disponibili. Non sono, appunto, qui non utilizziamo dei dati, diciamo, indisponibili. I dati del monitoraggio, quello che vi ho fatto vedere all'inizio, sono dati di spesa e di impegno che sono più riservati sugli investimenti pubblici, ma questi dati, questo esercizio che faccio, appunto, dal punto di vista accademico, sono tutti dati disponibili a tutti sostanzialmente. E qui si fa vedere effettivamente che gli effetti della digitalizzazione delle reti sono maggiori nelle aziende piccole, sono maggiori al sud, evidentemente al sud il gap è più chiaro, quindi se la digitalizzazione produce degli effetti molto più dal punto di vista dimensionale molto maggiori, ed è un effetto molto più importante nei primi anni di attività delle imprese, anche questo è abbastanza plausibile come effetto. Quindi questo è il primo paper con qualche risultato, appunto. Digitalizzazione su PA e crescita. Il secondo paper è sulla transizione ecologica, e anche qua mancano ancora dei dati, mancano i dati dell'autorità della regolazione dell'energia sui consumi di energia elettrica e gas. E qui lo scopo è di utilizzare, di capire come gli incentivi ecobonus per gli interventi di efficienza energetica abbiano avuto un effetto sulla quantità di investimenti, consumi, le emissioni pro capite, il costo medio di abbattimento della CO2, tutti variabili che di solito sono, quando si vede nei rapporti, anche in quello che abbiamo appena licenziato sui rapporti di transizione energetica, il Comitato Interministeriale della Transizione Ecologica, sono tutti questi outcome qua, intendo. Consumi pro capite, emissioni pro capite, costo medio, e gli effetti, per esempio, dell'efficientamento energetico su questi variabili di solito sono stimati con modelli macroeconomici di equilibrio economico generale. Uno di questi qua, analisi quantitativa strutturale, più o meno sofisticati. Ovviamente qui quello che facciamo è utilizzare invece dati molto più micro, molto più granulari, con la speranza di affinare l'analisi, capire qual è l'effetto sui territori diversi. Per esempio, vedete che nell'effetto digitalizzazione su PA e crescita si vede l'effetto diverso su delle isole, sui primi anni di attività delle aziende, sulle aziende più piccole. Quindi è chiaro che
È chiaro che l'utilizzo del dato micro ha delle possibilità maggiori a livello anche descrittive, anche qui, ripeto, per i puristi dell'economia, come che io sono uno di questi di quella formazione, ovviamente il nesso di causalità è molto complicato, se non impossibile da dimostrare, non è un paper che può essere pubblicato in una rivista di economia top, ma perché non ha una causalità diretta utilizzo dell'ecobonus e emissioni o costruiti di abbattimento, però ha un utilizzo possibile appunto come paper di scenario per capire in maniera più approfondita e dettagliata rispetto all'utilizzo del dato del modello macroeconomico di equilibrio economico in generale, per capire gli effetti. Benissimo, questo quindi è ancora da costruire. Questo invece, questo terzo paper su infrastrutture e mobilità, questo è già più avanzato e anche questo è, per esempio, si utilizza un difference in difference sostanzialmente sull'apertura di fermate intermedie dell'alta velocità, per esempio quella di Reggio Emilia, di Firenze, di Brescia, di Padova, di Salerno e di Verona. E qua si vede l'effetto prima e dopo l'apertura di queste fermate intermedie sui comuni e sui comuni limitrofi e gli effetti sui redditi, sui prezzi delle case, sui flussi di pendolarismo, sulle produttività e numero di imprese operanti. Ovviamente anche qui c'è chi direbbe subito, vabbè, ma è chiaro che non è che ti fermi nel mezzo della campagna con l'alta velocità, ti fermi proprio a Reggio Emilia. Anche è vero che però Reggio Emilia non era proprio scontato come fermata dell'alta velocità. Quindi probabilmente un effetto proprio del stabilirsi dell'alta velocità può essere attribuito probabilmente appunto all'alta velocità stessa, insomma. Anche qui non ci possiamo illudere che ci sia causalità stretta, però una descrizione completa del che cos'è il territorio attorno a una nuova fermata intermedia dell'alta velocità, beh, questo si può vedere. Ok. E qua si usano appunto i dati delle agenzie delle entrate sui prezzi delle case, che sono pubblici, le camere di dati di numerazione di imprese dal 2000, le camere di commercio, i dati sulle rendite a livello comunale del MEF, anche questi sono pubblicati. I dati IMSS a livello comunale, beh, questi sono più complicati da ottenere, ma sono quelli che si possono ottenere con visit IMSS dall'IMSS. E anche qua, ovviamente, lo vedete qui. Questo è Reggio Emilia, la linea solida e il synthetic control di Reggio Emilia sostanzialmente. E vedete che si apre una differenza di performance. Questo è l'income pro capita. Effettivamente, avere una stazione dell'alta velocità è un vantaggio. L'ultimo è uno studio sull'istruzione e l'effetto della spesa in istruzione, per esempio, su istruzione prescolastica, servizi ausiliari, programma PON, che sono in edilizia scolastica, materiale didattico, formazione dei docenti, che quindi sono anche questi dei precursori abbastanza evidenti di quelli che sono i progetti PNRR, che sono sempre fondi europei, con diversa sistema di rendicontazione, ma sempre i progetti europei sono, e qua si fa vedere anche qui nesso di causalità molto debole, perché non c'è un programma PON, sono diretti in maniera sicuramente non
casuale, no? Hanno dei criteri propri. Si fa vedere l'effetto sul risultato in Valsi degli studenti, sull'esposizione scolastica, sulle transizioni verso il liceo e l'istruzione terziaria, sull'occupazione giovanile e redditi. E qua, anche qua utilizziamo i dati del MIUR, sostanzialmente i dati del MIUR. Benissimo, anche qua si vede che c'è un effetto effettivamente su degli investimenti bond, quindi quelli del passato, non quelli del futuro, che ci sono ancora ovviamente, ma degli investimenti bond sulle transizioni soprattutto è positivo, cioè aumentano le transizioni dalla media verso il liceo e l'università, e sui risultati in base a differenza secondo dei tipi di programmi, e non abbiamo ancora fatto l'effetto sull'occupazione e sul gender gap. Però vedete che in 10 slide vi ho fatto vedere già 4 studi dal punto di vista accademico di scenario di policy. Non so quanto saranno utili, diciamo che sicuramente non è che il Consiglio dei Ministri prenda in considerazione lo studio accademico, ma essendo un seminario alla Società Italiana di Valutazione, ho pensato che fosse utile farvi vedere qualche cosa di più scientifico, e l'occupazione ovviamente del governo non è questa, però anche questa può essere utile. Il monitoraggio è del MEF, la cabina di regia risolve i problemi, dà l'impulso, ma anche risolve i problemi di competenze concorrenti e confliggenti eventualmente. E attorno all'attività di questi due grandi enti pubblici, che sono il Ministero del Tesoro e la Presidenza del Consiglio, che monitorano e fanno andare avanti i progetti di investimento, ci può essere tutta l'attività di valutazione e di studio di quelli che sono gli effetti, diciamo, più a lungo termine o più di visione o più di impatto sul territorio, eccetera, eccetera. Ovviamente queste sono cose più da accademia e sono cose che non hanno, per adesso, non sono al centro dell'occupazione del governo, perché giustamente al centro è prima la costruzione di tutta la governance e poi la conduzione, per quanto possibile ordinata ma anche rapida, del piano di investimento. Grazie. Grazie professor Leonardi. Ovviamente è chiaro che se non si organizza e si prepara una policy c'è poco da implementare e quindi ci sarà poco da valutare, quindi questo è comprensibile, ma la nostra riflessione credo cada in un momento giusto. Per questo io darei la parola, non so se a Virgilio Buscemi o a Pina De Angelis, forse Virgilio? Io purtroppo tra 4 minuti vi devo salutare. Va bene, la ringrazio. Noi continueremo, tuttavia pubblicheremo questa, anche il proseguo, per cui potrebbe eventualmente, le manderemo il link per seguire anche la conclusione del lavoro. Grazie in anticipo allora, professore. Prego Virgilio. Ok, grazie a tutti, buonasera a tutti, grazie al professor Leonardi per la spiegazione dettagliata. Certo, diciamo, le sue ultime parole, quando diceva questi studi, come dire, non sa quanto impatto avranno nelle scelte, come dire, ci dispiace un po', nel senso ci piacerebbe che le scelte degli interventi da selezionare fosse in qualche modo condizionata anche dalle analisi fatte, dai dati che vengono fuori e quindi anche dalle valutazioni che possono in qualche modo far scegliere l'uno o l'altro intervento a seconda di quello che può avere più efficace. Probabilmente capisco anche le parole del professor Leonardi, perché in questo momento il tema è riuscire ad organizzare una macchina in grado di assorbire una quantità di risorse così grandi, per cui, come dire, c'è l'ansia di poter mettere in piedi un meccanismo efficace. Da questo punto di vista io volevo dare qualche numero, giusto per, probabilmente tutti ormai sappiamo questi numeri, però secondo me è utile ricapitolare. È diventato un po' un refrain quello di parlare del PNRR, addirittura mi pare che nelle settimane scorse ci sia stata anche una trasmissione televisiva
anzi una trasmissione radiofonica in cui si dava lettura di brani del PNRR. Era come dire ironica, però per dire quanto sia entrato anche nell'immaginario collettivo la potenza di questo strumento, lì probabilmente si voleva un po' prendere in giro il nostro linguaggio un po' burocratico di questi documenti di programmazione, però è sintomatico di quanto appunto sia, come dire, entrato nel dibattito di tutti i cittadini. E per dare due numeri, tutti sappiamo probabilmente che il PNRR vale nel suo insieme oltre 235 miliardi di euro. 235 miliardi di euro, perché sono una parte deriva dal Resilience and Recovery Plan, 190 miliardi mi pare, poi una parte deriva dal fondo complementare, 30 miliardi, e 13 dal React-EU. Però volevo attirare la vostra attenzione su questi 235 miliardi di euro che devono essere spesi entro il 2026, quindi vuol dire in neanche 5 anni. Stiamo parlando di un importo che vale ben più del doppio del più grande ciclo di programmazione di programmi comunitari che abbiamo avuto, in un periodo che non vale 7 anni, come è tipico dei cicli di programmazione comunitaria, ma vale 5 anni. Quindi, di fatto, stiamo parlando di un volume di risorse stratosferico. Diciamo che quindi la sfida è titanica. Oltre a essere titanica, secondo me, almeno dal mio punto di vista, è anche ultimativa, perché è chiaro che l'Italia, su alcune variabili, alcuni indicatori, sappiamo che sta, come dire, sta in difficoltà rispetto al quadro generale degli altri stati dell'Occidente, ma del mondo in genere. E quindi, diciamo, con queste risorse che appunto il governo ha voluto in qualche modo massimizzare la possibilità di assorbire risorse, ha chiesto il massimo delle risorse possibili, e quindi il nostro paese ha il piano più grande dal punto di vista finanziario di tutti gli stati membri. Quindi a braccia aperte, diciamo, buttandosi nel fuoco, ha accettato la sfida dicendo: proviamo a fare questa, a giocarci questa partita. Però, appunto, noi che facciamo valutazione sappiamo, come dire, cerchiamo di guardare al passato e di trarre lezioni dall'esperienza. Noi sappiamo che in passato ci sono state programmazioni comunitarie che valevano all'incirca 50 miliardi di euro, con un cofinanziamento nazionale di quasi un altrettanto, quindi programmazioni comunitarie che non arrivavano a 100 miliardi di euro in 7 anni, e abbiamo avuto grandissime difficoltà a spendere tutte le risorse, ma soprattutto direi, perché poi alla fine ne abbiamo anche perse poche, ne abbiamo perse molte meno di quelle che dice, come dire, l'opinione pubblica, però abbiamo avuto difficoltà a spenderle bene, perché spesso la conclusione, gli anni finali della programmazione comunitaria, dico fuori dalla registrazione, diciamo, le risorse sono state buttate dalla finestra, nel senso si è speso per spendere e quindi per arrivare al traguardo della spesa, e quindi spesso alla fine la qualità non è stata più la linea guida nella selezione degli interventi. Da questo punto di vista, quindi capisco che, come dire, lo sforzo che sta facendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il governo è in qualche modo poderoso, perché appunto sta cercando di organizzare una macchina che non c'è in questo momento, che sicuramente non è in grado di spendere meno della metà di queste risorse in un tempo superiore, e quindi lo sforzo è sicuramente, la sfida è sicuramente veramente impegnativa. Da questo punto di vista, dal nostro punto di vista, probabilmente la valutazione può essere uno strumento che di ausilio, diciamo, può essere uno strumento che dà un contributo a vincere questa sfida. Anche come dire, le analisi, i paper, come li chiamava il professor Leonardi, sono sicuramente un elemento di grande interesse, perché sono il tentativo di studiare per tematiche verticali la situazione, per capire quali sono i gap, quali sono le situazioni in cui si può intervenire con maggiore speranza di successo. Da questo punto di vista, a me piacerebbe, dico prima così, poi vi dico due parole su che cosa invece prevede la regolamentazione comunitaria in questo momento. A me piacerebbe che il PNRR fosse in qualche modo accompagnato da processi di valutazione di tre tipi, fondamentalmente, per sintetizzare. Uno che, come dire, è quello che supporta le scelte di policy, ed era quello, diciamo, che ci ha descritto il professor Leonardi, in cui, come dire, si fa una sorta di valutazione ex ante, chiaramente verticale per singola missione o per singola tematica, e quindi si analizza.
il contesto, i dati di contesto, si verificano le situazioni precedenti, cosa è stato fatto, quindi si fanno diciamo analisi in qualche modo controfattuali attraverso la verifica di situazioni simili. Era molto interessante quando parlava appunto del progetto di alta velocità e alta capacità, in cui noi abbiamo adesso accumulato, sedimentato una serie di esperienze che possono essere sicuramente preziose per capire appunto se facciamo la scelta di interrompere un tratto di alta velocità con una fermata intermedia, qual è l'effetto sulla fermata intermedia, ma qual è anche l'effetto negativo sul ritardo della tempistica di percorrenza. Però abbiamo della storia, abbiamo della letteratura, quindi abbiamo come dire della ricchezza informativa che ci può aiutare a prendere questa scelta. Quindi questo è il primo profilo, diciamo, il supporto alle scelte di policy. Il secondo profilo, che secondo me è essenziale e dirimente per il successo, è la valutazione che accompagna i processi organizzativi e di montaggio dell'iniziativa, cioè le procedure, quello che diciamo si chiama, con un termine che a me non piace, il delivery, cioè il processo che accompagna l'attuazione di questo piano, proprio perché per i rischi che si corrono di non essere in grado, di non avere le spalle abbastanza larghe, di non avere, come si dice, la capacità amministrativa di portare avanti dei progetti per questo volume di risorse, secondo me la valutazione lì può essere un supporto essenziale, perché anche lì abbiamo tante esperienze. I fondi strutturali ci hanno insegnato tanto in termini di ritardi, di incapacità, di quali sono i nodi, quali sono i bottlenecks che bisogna sciogliere per poter in qualche modo facilitare il processo e riuscire a spendere una quantità di risorse così grande. L'ultimo profilo è chiaramente quello più interessante per noi, che però forse è meno critico in questo momento, perché è quello sui risultati, che però verrà una volta che, come dire, in qualche modo la sfida è stata vinta o è stata persa, perché per apprezzare i risultati i progetti devono essere partiti, devono essere stati selezionati, devono essere stati finanziati e devono anche essere conclusi. E quindi, come dire, in questo momento da cittadino mi interessa di meno il profilo della valutazione in termini di risultati e di impatti del PNRR, anche se è quello, come dire, dal punto di vista scientifico per noi valutatori è quello più intrigante, perché un valutatore che si trova davanti a un piano di 235 miliardi di euro è un po' il sogno di noi tutti valutatori, che spesso ci troviamo a valutare programmi da qualche milione di euro, che hanno impatti difficilissimi da leggere, appunto da depurare da tutte le variabili esterne. Quindi l'impatto netto per noi è sempre una chimera. In questo caso, avendo delle risorse così ingenti da mettere a terra sul territorio, è chiaro che è molto più facile lavorare anche con modelli macroeconomici non così sofisticati, perché è chiaro che le differenze, gli spostamenti, quello che noi chiamiamo il cambiamento, è chiaramente molto più semplice da leggere. Quindi questi tre profili io in questo momento come cittadino sono molto interessato ai primi due, perché sono quelli essenziali per il successo dell'iniziativa, e secondo me è importantissimo che si faccia una scelta di farli partire subito, perché appunto i primi due profili, diciamo quello ex ante di supporto alle policy e quello di accompagnamento al delivery, sono profili che devono essere attivati dall'inizio della programmazione. Io so che appunto mi pare, non sono esperto, però so che appunto comunque la Presidenza del Consiglio si sta in qualche modo attrezzando per avere anche questo supporto, come dire, penso che noi come valutatori, come comunità diciamo scientifica dei valutatori, possiamo anche dare un contributo in questa direzione. E proprio perché appunto i tempi sono strettissimi, bisogna iniziare da subito, perché è importante appunto che non si faccia una selezione degli interventi. Vi devo salutare, scusate. Arrivederci, buon lavoro. Arrivederci. Ho sentito anche, diciamo, il quadro, mi trovo molto d'accordo. Quindi allora la invitiamo ad un prossimo appuntamento. Purtroppo qua siamo veramente oberati di cose, ma volentieri. Troveremo il modo. Buon lavoro, siamo nelle vostre mani. Arrivederci, grazie ancora. Arrivederci. E quindi dicevo, secondo me è importante partire da subito, perché sennò il rischio è che appunto l'ansia, e capisco l'ansia anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di essere efficienti, cioè di partire, di trovare i progetti, di non avere il problema di non riuscire a spendere. Quest'ansia spesso in passato è stata, come dire, è andata a deprimento della qualità degli interventi, perché è chiaro che quando sei costretto a spendere in pochi mesi una quantità di milioni di euro grande, è chiaro che
li spendi come puoi e quindi il rischio di non selezionare interventi strategici è forte. Io volevo, per concludere, richiamare la vostra attenzione a quello che dice il regolamento 241 del 2021, che è il regolamento che istituisce il dispositivo di ripresa e resilienza. E il regolamento 241 negli articoli tra il 29 e il 32 parla di monitoraggio e valutazione. Quindi in quel regolamento, ne avevamo forse anche parlato nel nostro scorso incontro, diciamo, in cui avevamo introdotto questo tema, però è molto interessante perché appunto vi leggerei le parole. Dice l'articolo 30, che si intitola Quadro di valutazione della ripresa e della resilienza, dice: la Commissione Europea naturalmente istituisce un quadro di valutazione della ripresa e della resilienza, quadro di valutazione, che illustra i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri in ciascuno dei sei pilastri di quell'articolo 3. Il quadro di valutazione costituisce il sistema di comunicazione dei risultati del dispositivo. Poi continua: alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 33 per integrare il presente regolamento. Quindi in questo regolamento, poi anche nell'articolo 32, in cui si parla della valutazione sostanzialmente intermedia, non la chiama così, però è una valutazione intermedia, una valutazione ex post, una fatta nel 2024 e una nel 2028, si stabilisce che è la Commissione che in qualche modo verifica nel 2024 come sono partiti i piani nazionali di ripresa e resilienza, e nel 2028 come si sono conclusi, diciamo, a 2 anni dalla conclusione. Quindi è la Commissione che si fa carico, di fatto è un'attività in qualche modo di valutazione, ma mi sembra un po' più di verifica, nel senso che è il punto di vista della Commissione. Nella nostra lettera, come diceva, nella nostra lettera aperta, diciamo, alla Presidenza del Consiglio, come illustrava benissimo Gabriele, noi abbiamo in qualche modo chiesto di andare oltre questo quadro asfittico, diciamo, spazio della valutazione, che voglio fare una premessa, diciamo, è asfittico in questo momento. Gli atti delegati che devono arrivare entro fine anno dalla Commissione potrebbero anzi mi auguro e spero, e probabilmente sarà così, potrebbero essere dare qualche indicazione più precisa, cioè chiedere per esempio agli Stati membri di operarsi per mettere in campo sarebbe strano che non fosse così, per mettere in campo una valutazione a livello di Stato membro. Però nella nostra comunicazione congiunta con le altre associazioni, diciamo, di a noi vicine, avevamo chiesto di più, cioè avevamo chiesto che l'Italia si facesse in qualche modo parte attiva autonomamente, valutando l'importanza del ruolo della valutazione per definire alcuni processi a livello nazionale, ma anche abbiamo spinto su questo aspetto che per noi è essenziale con una politica regionalizzata su molti temi a livello regionale, perché ci sia una valutazione. E secondo me è importantissima sicuramente la valutazione dei risultati e degli impatti, e io ripeto, da cittadino dico, è ancora più importante che ci sia una valutazione, diciamo, che accompagni il processo e che sia in grado di limitarne le storture, perché il rischio di un processo così, diciamo, ingente in termini di risorse, sia che appunto quello il professor Arnaldi ci ha detto chiaramente, si raccoglieranno tutti i progetti che hanno partiti anni fa o comunque ancora non finanziati, quindi raschieremo tutti i cassetti, ma quello arriverà a costituire, non so, fare una cifra, il 25%, il 30%, il 50% delle risorse. Poi bisognerà trovare progetti per il resto, e lì ci giochiamo la partita, perché sono progetti nuovi che possono dare impulso all'economia, al successo del nostro paese. Quindi secondo me, tra l'altro, c'è il tema delle 6 missioni, ma c'è anche il tema importantissimo, delicatissimo e per noi valutatori anche centrale, delle riforme, che in qualche modo sono riforme strutturali che quelle sì, diciamo, hanno poco a che fare con l'efficienza e invece ragionano più sull'efficacia, perché se riusciamo a mettere in piedi seriamente quelle riforme, probabilmente abbiamo fatto un passo decisivo nel riportare questo paese in un binario, diciamo, non verso un binario morto come sembra orientato. Quindi è anche sulle riforme, secondo me, noi come valutatori abbiamo anche tanta letteratura su come funzionano gli enti locali, su quali sono le criticità, quali sono i problemi della pubblica amministrazione e quali sono appunto o i problemi della giustizia, appunto le due riforme due delle riforme più rilevanti sono giustizia e pubblica amministrazione. Su questo secondo me possiamo dare un contributo, però anche lì dobbiamo essere attivati quando queste riforme partono, quindi dovremmo partire da subito. Quindi a me piacerebbe che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, motu proprio, definisse un processo di
di engagement di valutatori singoli, di, insomma, un processo in cui si fa accompagnare da esperti del nostro mestiere e che possano in qualche modo accompagnare questa sfida che, ripeto, per molti dicono che sia l'ultimo treno per il nostro paese. Non lo so se è così, però è chiaro che i segnali non sono confortanti, e a me fa piacere che il governo in qualche modo stia scommettendo su questa partita, cioè ci sta mettendo la faccia, ci ha messo tutto quello che aveva, quindi adesso mi sentirei come appunto sistema paese di accompagnarlo, e quindi anche come valutatore, come comunità dei valutatori, di essere a fianco con tutte le nostre, diciamo, limitate capacità, però diciamo in questo senso le nostre capacità secondo me possono veramente essere preziose, proprio perché anche attraverso tante esperienze, ma io parlo, come dire, da chi magari ha esperienze dei fondi strutturali di investimento europeo, avendo, se leggete le sei missioni, di fatto sono tutti interventi che nei fondi strutturali di investimento europeo comunque sono presenti, e quindi sono temi che appunto la comunità scientifica dei valutatori del mio settore, diciamo così, conosce, e quindi può essere utile per appunto raccogliere le lezioni dell'esperienza e dare contributi per migliorare l'attuazione, ma io ripeto soprattutto la qualità degli interventi. Il rischio è che si guardi a riuscire a spendere questi soldi, perché non possiamo permetterci di non spendere risorse, però questo a volte c'è un trade-off tra l'efficienza della spesa e la sua qualità. Ho parlato troppo, scusa. Oh, grazie Virgilio, anzi la tua relazione è stata ricca di spunti a commento di quanto già diceva Leonardi, e integrazione anche per chi fosse meno addentro alle questioni, e hai dato spunti assolutamente anche interessanti per il proseguo del nostro dibattito, no? Non soltanto oggi, dico anche nei prossimi mesi. A questo punto chiederei a Pina di integrare le proprie considerazioni, ecco, rispetto agli stimoli che ci ha dato Leonardi, diciamo, proseguo della nostra lettera e agli stimoli di Leonardi. Grazie Gabriele. È sempre difficile, no, intervenire alla fine di un congresso così ricco di spunti, e dopo che Virgilio ci ha ricordato i 235 miliardi di euro che hanno a che fare col PNRR. Il mio contributo in questo caso, molto sintetico, è legato al ricordare che la nostra è una comunità scientifica e professionale, quindi anche una comunità che è sul mercato, e che quando interagisce con un termine che è quello di, come diceva prima Virgilio, di spendere bene i soldi, significa in qualche modo capire come la valutazione può aiutare a spenderli bene, ma che significa spenderli bene. In questo senso voglio riprendere una cosa che aveva mostrato il professor Leonardi quando dice, in un paper che aveva presentato, se non erro, perché abbiamo capito che gli effetti della digitalizzazione è più alta al sud che al nord, no? Questo qui è un'analisi degli effetti, diciamo, dal punto di vista valutativo, a me piacerebbe, no, che riuscissimo a capire perché è più efficace al sud che al nord, no? Quali sono i meccanismi che hanno fatto sì che un sistema, un programma, un progetto, degli strumenti messi in atto funzionino in un modo piuttosto che un altro. Cioè valutare significa entrare anche in quella scatola nera dei meccanismi che fanno funzionare una cosa piuttosto che un'altra. Ma per farlo significa in qualche modo, diciamo, ingaggiare un lavoro impegnativo come valutazione. E quindi io mi sono proposta in maniera molto sintetica di provare a elencare alcuni rischi legati al fare una buona valutazione, e quindi a delle raccomandazioni che in qualche modo, no, raccomandazioni penso sia troppo, no? Però una riflessione che viene da chi si trova a fare un lavoro, e che sono alla fine anche di, appunto, di una ricca discussione avvenuta in questi giorni proprio sulle metodologie, sugli approcci, con delle, diciamo, attenzioni molto importanti. E i rischi li ho anche scritti in qualche modo mentre ascoltavo, e ne vorrei tracciare alcuni. Il primo ha a che fare con un dato che tutti quanti ripetiamo, che è l'indipendenza del valutatore. Essendo sul mercato e quindi essendo in qualche modo pagati, no, da chi ci chiede di fare valutazione, questo è un aspetto sul quale si crea sempre una difficoltà molto importante, e sul quale l'etica del valutatore, noi abbiamo una carta etica, ci richiama all'indipendenza, ma ovviamente occorre anche metterla all'interno di una struttura
che, se riesce, prova ad allontanare o almeno a creare una distanza tra chi gestisce un programma e chi è chiamato o un progetto. Non voglio parlare del termine programma perché questa mattina in una sessione specifica ho capito che è meglio parlare di altre cose, perché il termine programma è sempre un termine molto complesso, ricco di, diciamo, di tante sfaccettature. Quindi il primo è come, per fare una buona valutazione all'interno di un mercato in cui il committente paga il nostro lavoro, riuscire a creare, insomma, un sistema, una struttura che permetta questa cosa. Cercando anche di bypassare quelle che sono un po' le brandizzazioni dei metodi e degli approcci su cui in questi anni di valutazione noi abbiamo, diciamo, un po' vissuto, per tornare a lavorare su quella che è la domanda di valutazione, anche qui più volte citata, ma un buon lavoro di valutazione permette di essere, di generare, di essere fatto in base ad una capacità di esplicitare una domanda di valutazione. Su questo non entro perché altrimenti, diciamo, occupiamo troppo tempo. Ovviamente, per poterlo fare, una seconda attenzione è, anche qui citata più volte in questo congresso, è la retribuzione e la sostenibilità delle valutazioni fatte bene, no? Perché la valutazione costa, una buona valutazione che mette insieme, come già citate, analisi qualitative, analisi quantitative controfattuali, analisi quantitative strutturali, regressioni, interviste, piuttosto che altri tipi di approcci, evidentemente chiedono un lavoro ampio e ben strutturato, e soprattutto anche con multidisciplinare, quindi con il contributo non soltanto di metodi differenti, ma anche di profili professionali differenti. Quindi quanto questo è in qualche modo compreso, no? Ed è sostenibile una buona valutazione. Un quarto punto è una cosa che, anche se detta, spesso sfugge, è l'assunzione nella valutazione del paradigma della conoscenza e della riflessività. Spesso sono, diciamo, elementi che noi tra valutatori ci diciamo, ma nel lavoro quello che spesso è chiesto, sui quali noi siamo molte volte ingaggiati, e quindi anche seguiamo questa logica, siamo chiamati a valutare i risultati soprattutto cercando, o ci si richiede di narrarli attraverso un sistema di monitoraggio e di rendicontazione che lega le azioni agli effetti. Anche nei paper, diciamo, illustrati dal professor Leonardi, c'era molto il tema della causalità, della difficoltà della causalità, ma stamattina abbiamo avuto anche un importante paper, insomma un intervento che ha parlato, insomma, di questo rapporto, e in questo caso anche a volte di un, diciamo, una causalità con una strizzatina d'occhio al pay for results, per cui quando entrano alcuni meccanismi che sono legati a questi tipi di connessioni, il rapporto tra l'indipendenza del valutatore e, insomma, una buona qualità della valutazione viene messa a rischio. Altri due rischi che vorrei appunto citare è quello, in alcuni casi, che si creino già nella definizione della, diciamo, della valutazione, dell'offerta di valutazione, già delle griglie preordinate, tipo la griglia degli impatti, eccetera, sul quale il valutatore un po' cade a volte e rischia di non riuscire a riconoscere quelle che questa mattina anche la professoressa Stame più volte ci ha richiamato, che è un po' l'osservare anche le conseguenze inattese, no? Allora, quali sono, diciamo, in qualche modo le attenzioni che possiamo fare? Credo che, da una parte, diciamo, gli elementi che sicuramente noi abbiamo raccontato è quello di una condivisione del, diciamo, del lavoro con la committenza. Il chiamare il professor Leonardi qui significa iniziare a fare questa cosa. Dal punto di vista professionale nostro è quello di essere il più possibile capaci di in qualche modo di fare pressione, di essere, o almeno noi all'interno della nostra, diciamo, della nostra associazione, di poter essere il più attenti possibile a pensare non soltanto a stare dentro
alle rendicontazioni, una sorta di compliance col committente, ma anche di lavorare sulle, diciamo, sui black box degli interventi che vengono fatti. E con questo mi taccio. Grazie Pina. Sapevo che avresti sottolineato il ruolo della professione e la necessità di difenderla tanto dal punto di vista deontologico quanto dal punto di vista di mercato, perché sono dimensioni costitutive, no, del fare valutazione. Quindi da questo punto di vista complementa ottimamente la riflessione che stiamo facendo. Ci sono due interventi dal pubblico, io li do la parola nell'ordine con cui mi appaiono. Quindi mi scuserete se non è chi era il primo e chi è il secondo, non lo so. Cinzia Lombardo e poi dopo Laura Tagle, ma chiedo a chi volesse di alzare la mano con il tasto in basso in modo che possiamo registrarlo. Prego Cinzia. Grazie. Grazie anche a Virgilio e Pina, le cui parole devo dire ho trovato, cioè mi trovano completamente d'accordo. Devo dire che... Vediamo Cinzia. Come? Non ti vediamo. Ah, recupero subito. Ora sì. Ok. Mi ha molto colpito, devo dirvi la verità, l'intervento di Leonardi, del professor Leonardi, non perché mi aspettassi, diciamo, che la valutazione fosse al centro di questo processo così complicato. Virgilio lo diceva, è un momento in cui... Ovviamente la priorità dei nostri policy maker è, insomma, è un'altra, non un compito arduo, però devo dire anche, io ho seguito da lontano la lettera, tutto il processo, diciamo il tentativo di esserci, e mi aspettavo sinceramente che ci fossero dei passi avanti, invece credo che oggi possiamo, almeno io lo scopro oggi, possiamo dirci come associazione che la valutazione, da come la vedo io, non è nell'agenda dei nostri policy maker nel momento proprio di costruzione delle policy più importanti in Italia degli ultimi anni. E questo, insomma, credo che per noi sia importante da tenere presente, perché l'associazione ha una storia molto lunga, nasce con un obiettivo molto chiaro, e vedere dove siamo oggi penso sia importante per non nasconderci questo elemento. Cioè la distanza è ampia tra la valutazione e le policy. Allora, si può discutere, e i nostri congressi servono anche per discutere su dove siano le responsabilità. Sono per lo più responsabilità nostre, che non siamo stati in questo nella nostra storia in grado di dimostrare che possiamo esplorare le scatole nere dei meccanismi, e quindi possiamo essere d'aiuto, possiamo dare un contributo conoscitivo importante. È responsabilità di chi invece, facendo le policy, è distratto dalla valutazione. Diciamo, non è su questo che voglio oggi mettere l'accento. Appunto, mi piace mettere l'accento sul fatto che la distanza c'è, sostanzialmente sull'implementazione, come dice Virgilio, non mi pare che ci sia alcuna, come dire, non venga riconosciuta l'esigenza di illuminare quello che sarà il processo di implementazione, proprio per garantire la corretta, o diciamo un efficace utilizzo di questi fondi. La valutazione dei risultati, Virgilio, tu dicevi in questo momento non è la mia priorità come cittadino. Io sono, diciamo, spaventata dal fatto che quando la metteranno in agenda, perché lui diceva, ora mi dispiace appunto parlare del professor Leonardi quando è andato via, ma nel suo intervento io avrei voluto dirgli sarà troppo tardi, cioè quando gli interventi saranno finiti, noi lo sappiamo bene, sarà tardi per impostare la valutazione ex post.
Perché non cogliere l'occasione è, tra le altre cose, mettere in agenda una ricostruzione dei risultati attesi, degli impatti attesi e capire ora quali dati è importante raccogliere ex ante, perché va bene la ricognizione delle fonti e dei dati, però magari non è quello che ci servirà poi per valutare. Questa cosa, che sia appunto questo elemento che manchi completamente, mi colpisce tanto. Ultimo punto, invece, che mi fa dire appunto mi fa capire quanta distanza c'è, è la valutazione ex ante. Benissimo lo sforzo di valutare ex ante il programma, mi colpisce che tra le fonti della valutazione ex ante, le valutazioni sulle politiche di coesione condotte in questi ultimi 20 anni non siano minimamente citate. Come dice Virgilio, i temi sono quelli di cui noi ci occupiamo da X anni, non voglio quantificare da quanti anni facciamo questo lavoro, però penso che anche questo sia per noi un elemento da guardare. Le valutazioni che sono state fatte sui temi, insomma, che sono i temi di policy più importanti, non rientrano tra le fonti che informano oggi le politiche. Anche qui lascio alle riflessioni di ognuno trovare le responsabilità, che io vi dico subito, credo che siano responsabilità congiunte, per carità, però è appunto un elemento secondo me da tenere presente. Grazie. Grazie Cinzia. Soltanto diciamo, un taglio ottimistico, nel senso che la distanza è evidente a tutti, no, credo. Però la distanza la possiamo interpretare in senso dinamico, nel senso che un conto è la distanza di due persone che si stanno, o di due mondi che si stanno allontanando, altro conto è la distanza di due mondi che stanno facendo uno sforzo per avvicinarsi. Sono sempre distanti, ovviamente. Quella distanza rimane ed è pesante, però credo che lo sforzo di avvicinarsi, di questo ne vada dato atto. Ci sono ancora tre interventi, quindi abbiamo poco tempo, ma dedichiamo questo tempo e magari ci prendiamo anche qualche minuto in più per questo interessantissimo dibattito. Quindi Laura Tagle, Emilio Frezza e Daniele Oliva. Laura. Grazie, mi faccio vedere per un secondo, se no altrimenti poi mi cade la. Io sono molto d'accordo con quello che è stato appena detto, anche io ho trovato molto preoccupante che una parte dell'amministrazione che si occupa del PNRR, non abbiamo sentito la voce dell'economia, dove forse c'è una maggiore riflessione sugli aspetti valutativi della spesa pubblica in generale e quindi anche del PNRR. E concordo su questo e certamente il nostro atteggiamento deve essere, come appena detto Gabriele, deve essere quello proattivo e appunto di avvicinamento su tutti gli interlocutori e con tutte le modalità che l'associazione naturalmente ha, utilizzando tutte le attività che vengono realizzate, tutti i canali che si possono fare. Io adesso vorrei particolarmente intervenire, ci ho tenuto molto a intervenire perché come laboratorio di rotazione democratica abbiamo proposto e abbiamo tenuto stamattina una sessione proprio su cosa impariamo dai sistemi di valutazione esistenti e da esperienze di valutazione fatte per costruire a livello istituzionale una valutazione del PNRR. Non annoio la collettività con i suggerimenti che sono venuti dalla sessione, che appunto su cui come laboratorio io auspico, insomma, noi intendiamo lavorare ancora. Naturalmente il PNRR ha una natura molto articolata e complessa perché interagisce e retroagisce con altre policy che è la spesa pubblica. Questo sì, sostanzialmente a un intervento di questo tipo bisogna rispondere con un sistema articolato per vari tipi di attività di valutazione. Abbiamo molto discusso, perché ovviamente il nostro, no, la ragione sociale del laboratorio di valutazione democratica è come
far sì che la valutazione non sia soltanto una funzione di sussurrare all'orecchio del potere in modo che migliori le sue politiche da un punto di vista meramente tecnico, ma anche quella di entrare nel dialogo democratico. E quindi questo sistema articolato anche, prevede varie modalità di valutazione, insomma, ci se sembrerà di suggerire che è importante avere vari tipi di valutazione, valutazione esperta, utilizzare tutta la panoplia delle valutazioni partecipate, ma anche dal punto di vista degli attuatori delle autovalutazioni. Abbiamo gli strumenti per fare tutto questo e appunto intendiamo lavorare nell'immaginare un sistema. Se suggerire, entrando in interlocuzione, un sistema articolato, fattibile e sostenibile. Soprattutto si è molto parlato di valutazioni decentrate e di coinvolgimento dei cittadini non solo come utenti delle valutazioni, ma anche proprio come soggetti che entrano a creare i dati, a interpretarli e a dare i valori con cui vengono interpretati, vengono poi giudicate le politiche. Vorrei fare una breve osservazione sulle valutazioni della politica di coesione. Prendendo invece poi un altro cappello, che è quello mio professionale, ed è quello del Sistema Nazionale di Valutazione. Noi abbiamo, come ho più volte avuto modo di ricordare, sono le valutazioni che le amministrazioni hanno reso pubbliche, sono rinvenibili tutte in un solo luogo, che è un database che dà tutte le valutazioni fatte dal 2016 sono state rese disponibili dalle amministrazioni, anche se c'è un obbligo, non tutte le amministrazioni ottemperano, quindi è possibile andare lì a guardare. Nel guardare questo database si capiscono tante cose, anche un po' si capisce perché non vengono tanto usate. Noi abbiamo problemi, diciamocelo, abbiamo problemi metodologici grossi come case, abbiamo grossi problemi di mercato ed è veramente le valutazioni, come è stato più volte detto, costano, quindi è problematico assistere a determinati fenomeni di mercato che con ribassi pazzeschi, poi dopo un po' che ti aspetti. Ma detto questo, noi comunque, molte amministrazioni, con il supporto dei valutatori che dovremmo appunto accentuare, noi abbiamo, noi in questo caso non dico noi AIV, come pure invece, come tutti sanno, un forte investimento, ma noi Sistema Nazionale di Valutazione abbiamo chiamato l'AIV a partecipare alle attività, non soltanto singoli valutatori, ma anche proprio l'associazione. Lì la collaborazione sarebbe utile. Noi abbiamo svariato, sono 2 anni ormai che stiamo incentrando il nostro programma di attività sull'utilizzazione. Abbiamo dei laboratori che si chiamano LABOP, in cui cerchiamo di utilizzare la conoscenza che probabilmente stanno sviluppando dei meccanismi che potrebbero essere utili per una riflessione su come si valutano gli interventi anche del PNRR. Abbiamo poi fatto varie attività di utilizzazione o di condensazione delle conoscenze valutative. Quindi io vorrei appunto dire che c'è molto materiale, bisogna però prima di tutto lavorare molto per renderlo disponibile. Non è soltanto una questione di comunicazione, è proprio una questione di lavorarci e renderlo fruibile. E poi c'è anche una questione, non ci dobbiamo nascondere dietro un dito, e noi dobbiamo, e questo lo dico anche in senso autocritico, per carità, ci lavoro da una vita, e quindi diciamo, se le cose non sono tutte splendide, anche io ci avrò una responsabilità, per quanto minima. Non dobbiamo, e questa del live, secondo me, è una sede, è un'occasione in cui discutere anche molto chiaramente dei problemi. Grazie Laura, prezioso il tuo intervento come sempre. Quindi, quando saranno pronti gli atti del mini convegno del Laboratorio Valutazione Democratica, sicuramente li leggeremo volentieri, magari sarà anche, aiuteremo a farlo circolare. Per quello che riguarda
Sistema Nazionale di Valutazione, come sai, appunto, IV ha partecipato in questi anni, ma era proprio nostra intenzione, quindi lo anticipo adesso in diretta, urbi et orbi, la nostra intenzione è poi riprendere i contatti anche con te, con Chiara, con Paola, per ridefinire anche in che modo possiamo essere ancora più di aiuto. Quindi grazie anche per questa apertura. Adesso la parola a Emilio Frezza. Vorrei fare un intervento brevissimo. Io ho partecipato ovviamente all'evento, sono nuovo iscritto, però con tanta esperienza da dirigente sia nel settore privato che nel settore pubblico, dove ho lavorato per veramente tanti anni. L'ultima sessione, la plenaria, parla del PNRR e diciamo una delle cose che appare dai vostri interventi, molto interessanti direi, è che c'è distanza tra il momento della valutazione e diciamo, il momento della programmazione. Io ho capito questo. Una cosa che voglio dirvi da addetto ai lavori, io ho gestito, ripeto, tantissime risorse da PA, da dirigenti, eccetera, e con l'OIV e con le valutazioni dei dirigenti, dei funzionari, mi sono sempre confrontato da molti anni a questa parte. Io ritengo che questo strumento sia lo strumento, è uno strumento potentissimo la valutazione. La valutazione la guardano tutti i dirigenti e dietro i dirigenti i funzionari, come sapete benissimo. Quindi, secondo me, c'è lo spazio adesso, alla fine del convegno, dal mio punto di vista, parlo adesso della PA, non del privato, ma nella pubblica amministrazione, fare una proposta che i progetti del PNRR o le attività relative al PNRR entrino subito nelle valutazioni dei dirigenti e dei funzionari, è un'operazione, secondo me, che se parte da questo convegno o da un altro momento, i ministeri, diciamo che in particolare il Ministero della Trasformazione Digitale, quindi il Ministro Colao fondamentalmente, e il Ministro Brunetta, che entrambi si occupano di una parte del PNRR, stiamo parlando del 27% delle risorse, ma stiamo parlando della trasformazione digitale, che è poi il motore di tutto fondamentalmente. Ricordatevi, io la penso così, sono un ingegnere elettronico e vi dico che sicuramente molto dipende da questo. Quindi una proposta che dice, sin dal 2022 gli obiettivi devono tenere conto del PNRR nella pubblica amministrazione interessata dai progetti, sia centrale che territoriale. Ecco, secondo me è una cosa che accoglierebbero diciamo, con attenzione e accorceremmo i tempi, perché se noi aspettiamo che i progetti entrino in campo, eccetera, ma degli obiettivi si possono già diciamo, identificare nella fase di progettazione, nella fase di ideazione, cioè ci sono tantissimi obiettivi che possono avere diciamo, un'effettiva realizzazione nella valutazione, ripeto, del personale. Grazie mille, dottor Frezza. Credo che sia una proposta molto interessante, la dobbiamo valutare perché effettivamente mobilitare da subito, diciamo, l'ultimo anello della catena di comando e implementazione, che sono gli enti locali territoriali, attraverso l'inserimento del PNRR, degli obiettivi del PNRR come obiettivi anche dei dirigenti, è una proposta sicuramente interessante. Grazie ancora. Daniela Oliva. Solo due parole perché, come dire, è un po' di anni che io sono meno ottimista di Gabriele, cioè nel senso che, voglio dire, sono anni e anni che valutiamo delle politiche, molte delle politiche che sono ricomprese nel PNR, quindi, voglio dire, si poteva tranquillamente sfruttare questo tipo di esperienza in qualche misura. Sì, è vero, Laura, sono anni che critica, dice che molte delle valutazioni non sono adeguate, è vero, ma non credo che sia questo il problema, diciamo, per cui questa distanza fra la valutazione e la programmazione, perché poi il problema è questo, insomma, cioè la valutazione aveva senso adesso, insomma, portare tutta l'esperienza delle valutazioni dei fondi comunitari, della programmazione di policy che sono ampiamente, come dire, note, conosciute, penso all'istruzione, penso allo sviluppo territoriale, eccetera, eccetera. Possiamo fare tante cose per avvicinarci, voglio dire, non... Mi stavo chiedendo se, la butto lì, come IV,
non potremmo adottare una logica anche un pochino più proattiva, no? E cioè, vabbè, hanno deciso di fare il PNR, sempre che, come dire, la cosa vada avanti, perché qualche problemino, qualche cosa vuol dire, qualche dubbietto. Però, perché non proviamo a fare noi? Non dico impiantare un sistema di valutazione del PNR, che mi sembra abbastanza complicato farlo come EBU. Non dico proporsi come valutatori indipendenti alla maniera della Fondazione Gimbe per quanto riguarda il Covid, eccetera, che non credo che ne abbiamo le forze, però forse, come dire, seguire come AIVU, come associazione, provando a impiantare qualche cosa, che adesso non è questa la sede per progettare un qualche cosa di attivo, che segua e faccia vedere in itinere che forse... Se qualcuno gli dice qualche cosa, le cose possono andare meglio, si potrebbe pensare, insomma. Allora, abbiamo un sistema nazionale di valutazione che però è molto istituzionale, quindi credo che non è che possa fare, come dire, delle cose al di fuori di un perimetro istituzionale dato. Noi siamo liberi, siamo un'associazione culturale, perché cominciamo a pensare di poter fare qualche cosa proprio come EBU. So che ci sono problemi anche, come dire, eventualmente di... Siamo tutte società che un po', come dire, sono in competizione, però poi lavoriamo anche insieme, insomma, credo che potremmo farlo. La butto lì così, no? È un'idea proprio solo abbozzata, però non so se col gruppo di tecnico piuttosto che... Insomma, sarebbe bello farlo come EBU, ecco. Pensiamoci sopra, non so se... No, è fatto benissimo, è questa la sede per lanciare anche ipotesi, no? di attività, tra l'altro... prendo lo spunto, no, da questo tuo stimolo per dire che AIVU avvia dopo il congresso una fase di riflessione sul programma 2022. Quindi da qui a dicembre i gruppi tematici in cui l'associazione è articolata, il direttivo, gli organi del comitato scientifico della rivista, eccetera, elaboreranno delle iniziative o delle idee e progetto che dovranno essere poi valutate e implementate per l'anno successivo. Quindi questo è il momento per tirare fuori le idee, come quello che ha fatto Daniela. Sono le 16 in punto. Mi pare non ci siano altri interventi, se non una richiesta in chat, che però è più un'esortazione, credo, no? Rispetto allo spazio che nel PNRR potrebbe esserci per approcci come la developmental evaluation. Sinceramente immagino che non ce ne sia granché, almeno da sentire le parole di Leonardo, mi sembra che l'orientamento sia di altro tipo, però tutto può accadere strada facendo, ovviamente. Bene, se non ci sono altri interventi puntuali come gli orologi svizzeri, darei allora a questo punto, celebrerei la conclusione di questa tavola rotonda, ringraziando ovviamente gli intervenuti, il professor Marco Leonardi che non c'è, ma lo ringrazio a distanza veramente per la disponibilità. Noi conosciamo chi lo ha contattato e seguito in queste settimane per fissare questo in questi mesi, diciamo, per organizzare questo incontro, sa benissimo della turbolenza delle attività alla Presidenza del Consiglio, quindi veramente è stata una grande generosità essere qua presente con noi. Ringrazio ovviamente i colleghi Virgilio Buscemi e Pina De Angelis per l'attenzione al tema e soprattutto gli stimoli che ci hanno dato, e quindi ringrazio tutti i partecipanti di intervenuti a questa tavola rotonda, e più in generale ringrazio tutti i partecipanti al congresso, questo 23° congresso che è stato secondo me molto bello, ricco di spunti, partecipato. Abbiamo tantissimo materiale da riascoltare nei video che pubblicheremo prossimamente, rileggere nei paper che saremo autorizzati a far circolare o negli articoli che da questo congresso saranno poi gemmati nelle dovute sedi. E quindi, come dire, anche quest'anno AIVU ha costituito un momento importante di elaborazione. Grazie di nuovo a tutti e a tutte, e appuntamento ai prossimi appuntamenti, appunto, appuntamento alle prossime iniziative dell'Associazione Italiana di Valutazione.